Buongiorno, sono Mirella Valla. Innanzitutto volevo dire iniziare con questo. La volta scorsa mi sono rivista e mi sono trovata rigida come un palo, che è un po' in antitesi col significato di armonia. Vorrei provare oggi a entrare in questa armonia. È la prima volta che faccio un percorso in diretta e in genere sono abituata a parlare con davanti le persone e non con davanti il mio volto. Io ho visto che mi mette più soggezione avere davanti il mio volto che avere le persone, perché almeno vedo gli occhi delle persone, seguo un po' quello che loro sentire, la loro emozione e mi aiuta a ispirarmi. A sentire dentro. Vorrei iniziare adesso con una breve presentazione, riprendere una sintesi di quello che ho detto la volta scorsa su Madame Blavatsky. Elena Petrovna Blavatsky nasce nell'alta Ucraina nel 1831 e muore nel 1891. A Londra. La sua vita è stata una vita semplice, possiamo dire selvaggia, già da bambina era in relazione con la natura, con gli animali e, come definiva lei, anche con, chiamiamola tra virgolette, la magia. Ha fatto molti viaggi con il padre. E poi nel 1849 ha iniziato a girare da sola per l'Europa, per l'Africa e per l'Asia, alla ricerca di quella che era la verità attraverso i testi antichi. Nel 1870 è entrata nel movimento spiritualista. E nel 1873 ha incontrato a New York il colonnello Olcott e nel 1875 ha fondato la Società Teosofica. E 2 anni dopo ha iniziato a scrivere la Iside Svelata, che è la raccolta dei testi sacri che riguardano tutti i popoli del mondo, il cristianesimo, la Cabala, la scuola pitagorica, il buddismo, il brahmanesimo e così via. Poi nel 1880 si è trasferita in India, ad Adyar, ha trovato questo luogo, un luogo molto aperto in relazione con l'universo e la semplicità. E lì ha fondato la società teosofica, cioè ha aperto le porte al quartier generale della Società Teosofica. Nel 1896 la Società Teosofica ha messo come base quelli che erano gli scopi della Società Teosofica e nel 1905 è diventato un ente morale. Ritornando a Madame Blavatsky, nel 1885 lasciò l'India per non tornarci mai più. E si trasferì a Londra e iniziò 2 anni dopo a scrivere la dottrina segreta, la chiave della teosofia, le stanze di Zian, la cosmogenesi, l'antropogenesi, la voce del silenzio composta dai due sentieri e dalle sette porte. Società teosofica. Il fine della società teosofica è di creare un gruppo di persone appartenenti a credi diversi, a religioni diverse, a razze diverse, a colori diversi, con formazioni diverse, affinché insieme si potesse entrare dentro a uno stato di fratellanza universale che è fondata sulla ricerca del divino e della sapienza. Del divino, la saggezza divina che è presente in ogni essere umano.
Quindi, tornando alla, se riprendiamo il termine teosofia e proviamo ad entrare dentro al significato inteso come sapienza divina, ma se ci allontaniamo ancora dal termine ed entriamo nel sentire, sentiamo che sapienza divina è quello stato il manifesto dal quale noi deriviamo e che è all'interno di ognuno di noi e che ci permette, se non lo dimentichiamo, di entrare dentro uno stato di manifestazione che non è solo materialistica, ma è materia e spirito insieme. Teosofia, quindi non qualcosa di astratto, qualcosa che riguarda la religione, riguarda la scienza, riguarda la filosofia, riguarda tutti quegli aspetti che interessano l'essere umano, interessano a noi. Proviamo in questo incontro e in quelli che faremo insieme. Pur partendo da quelle che sono le basi teoriche, pur dando grande valore a questa donna che ha speso la sua vita nella ricerca, sentiamo che, innanzitutto questo, Madame Blavatsky chiedeva che di non essere il centro dell'interesse, ma che la sua ricerca fosse il centro dell'interesse dentro ognuno di noi. Che la sua ricerca, il suo muoversi nell'incontrare, nel conoscere, nello sperimentare, diventasse qualcosa per tutti noi. Quindi questi incontri che facciamo insieme, proviamo a vederli come certamente una conoscenza della mente, ma sentiamo che non sono solo quello. Ma è qualcosa oltre, è qualcosa che ci permette di recuperare quelle parti armoniose che ci sono dentro di noi. Il mio ruolo nella vita è quello della psicoterapeuta con una formazione traspersonale. Sono allieva del dottor Assangioni, Roberto Assangioni, che ha fondato l'Istituto di Psicosintesi di Firenze. Ho conosciuto Roberto Assangioni quando avevo 16 anni, attraverso mia zia, che era anche lei nella società teosofica, che era amica della moglie e appartenenti alla società teosofica. Assangioni, dico questo perché è importante questa ricerca applicata anche nel campo della psicoterapia. Spero di essere semplice e chiara e di non perdere quello che è il punto centrale, anche se in questo momento devo fare attenzione, come per tutti quanti, non sempre riesco ad essere libera da quello che è l'intervento e il giudizio della mente, soprattutto in questa diretta. Spero poco alla volta di diventare più semplice e di far sì che parli in noi quello spirito divino che è presente in tutti noi, che parli in me questa conoscenza che c'è in me, ma che c'è in tutti quanti noi. Nella mia formazione psicosintetica come terapeuta, mi sono orientata verso questo indirizzo perché fin da quando avevo 16 anni sentivo che qualcosa mi risuonava dentro e non era qualcosa che mettevo dentro, ma era qualcosa che dal dentro si incontrava con quello che c'era fuori e trovavo nella figura di Assangioli. Nella ricerca della teosofia una risposta e un sentirmi a casa. Assangioli era un medico, era uno psichiatra, era uno psicoterapeuta,
Nel 1910, quando ho fatto la tesi, si è laureato in medicina, ho fatto la tesi sulla psicoanalisi. Poi lentamente, attraverso questa formazione teosofica, ha sentito che la psicoanalisi non era esaustiva, senza togliere nessun merito alla psicoanalisi, però sentiva che si interessava solo di una parte dell'essere, quindi quello che era l'inconscio, il lavoro freudiano. E avendo questa formazione teosofica, quindi sentire che all'interno di ognuno di noi e la nostra derivazione non è soltanto l'ereditarietà che abbiamo di nostro padre e di nostra madre, o quella transgenerazionale, i nostri nonni e così via, ma noi come esseri nel mondo portiamo appresso noi quella che è una grande ereditarietà, che è quella di questa saggezza divina e di questo spirito. Per cui man mano si è orientato, ha creato questo percorso psicosintetico inteso come dare importanza all'essere nella sua materia, nell'espressione di ogni giorno, ma sentendo che se questo essere non sta collegato con questa origine e se si crea un'interruzione, allora ecco che subentra il disagio e la malattia. Quindi la psicoterapia psicosintetica transpersonale deriva appunto da questa ricerca. L'essere nel momento in cui non è collegato o si separa da questa origine, ecco che la materia prende il sopravvento e e copre questa immensità di ognuno di noi. E si crea quindi una cronicizzazione, quindi l'identificazione del nostro essere con la materia di ogni giorno, con quella che è la vita ordinaria, dimenticando che non siamo solo questo, ci porta dentro degli stati di disagi proprio perché questo io o sé all'interno di noi, che è l'espressione di questo sé transpersonale, universale, e quindi di questa coscienza divina, di questa saggezza divina, ci porta ad entrare dentro degli stati di malessere. Ma questo malessere è semplicemente l'espressione del nostro essere sano che ci permette di renderci conto che forse ci siamo allontanati da questa unione con il divino, con lo spirito, divino che c'è dentro di noi. Quindi vorrei proprio che, questa esperienza di oggi, oltre, a riempire, ad alimentare la nostra conoscenza mentale, alimentasse anche quello che è la nostra anima e il nostro cuore. Come teosofia vuol dire entrare in uno stato che è questo stato eterno, puro, che c'è dentro di noi e quindi questa verità assoluta che nel momento in cui non la perdiamo di vista, abbiamo la possibilità veramente di muoverci nel mondo in una forma molto più ampia di quanto normalmente ci muoviamo. Quindi, come teosofia è uno stato, altrettanto psicosintesi è uno stato, che è il raggiungimento o sintesi dell'anima intorno ad un centro personale in relazione con un sé transpersonale che crea. Nell'essere permette all'essere di ritrovarsi e di esprimersi in una maniera semplice, pura e armonica. Vorrei unire anche a questo
sentire teosofico, psicosintetico, yogico. Ecco, anche la parola yoga dal sanscrito yoga, che vuol dire unire, mettere insieme. Mettere insieme che cosa? Questa materia ordinaria, quello che noi esprimiamo nell'ordinario, quello che noi siamo, insieme a questo spirito, quindi lo Jivatma con il Paramatma, questa anima individuale con l'anima universale. Come possiamo fare a far sì che questo non venga perso nella vita ordinaria? Come muoverci per non identificarci, pur facendo, pur muovendoci, pur restando in quella che è la responsabilità di ogni giorno, pur restando in quello che è il ruolo che occupiamo ogni giorno, pur restando nella responsabilità delle nostre scelte, e come fare a fare sì che tutto quello che facciamo venga illuminato e venga svolto con meno fatica, con meno tensione, con meno attaccamento, ma con più libertà di espressione. Ad esempio, se io in questo momento non mi concentro su questo parlarvi in diretta attraverso questo monitor, sento che in me si muove qualcosa di molto più ampio, che mi porta a sentire un'espressione semplice, libera, non legata alla ripetizione mentale di uno studio. Se io invece entro in relazione con quello che sto facendo con una preoccupazione mentale, ecco che la mia mente si identifica con una preoccupazione e in qualche modo mi impedisce di sentire questo collegamento e di muovermi in una maniera più tranquilla e semplice. È normale che l'essere umano nella sua vita ordinaria, muovendosi tra le cose, tra le preoccupazioni, venga preso, acchiappato da quello che c'è intorno. Che cos'è che permette a quest'essere di muoversi dentro a una presenza precisa nell'attenzione? E questa consapevolezza, teosofia, la via della consapevolezza, del renderci conto, del essere presenti nel qui ed ora e che nunca, nel vedere cosa stiamo facendo, che cosa stiamo scegliendo, vedere chi ci parla, come ci parla e in che modo distinguere se c'è un parlarci, rapportarsi con noi in relazione con questa verità, o se invece dietro a questo parlare, a questo muoversi, c'è un condizionamento possessivo nel voler far vincere quella che è una parte dell'essere che entra dentro un io egocentrico e quindi di separazione. Nello yoga, nella psicosintesi e nella teosofia c'è un percorso preciso che ci viene dato e che ci permette di restare e di avere un'attenzione consapevole. Innanzitutto, prima della consapevolezza, occorrerebbe passare attraverso quella che è una conoscenza e anche una coscienza. Conoscere vuol dire indagare. Madame Blavatsky ha indagato tutta la sua vita nel vedere la differenza tra i vari testi antichi, tra i vari popoli, tra le varie inclinazioni, nel vedere in fondo
che cos'era, dove erano le differenze, ma soprattutto anche vedere in che cosa tutte queste conoscenze potevano unirsi. E in effetti la ricerca era la ricerca del bene, ma non in senso moralistico, ma la ricerca di che cos'è veramente bene, di che cos'è che ci fa stare veramente bene, che cos'è che ci porta dentro a un disagio, che cos'è che ci porta nello stare male. Per cui conoscere, conosci, possiedi, trasforma. Tre punti essenziali della psicosintesi. Attraverso la conoscenza mi rendo conto. Nel momento in cui mi rendo conto, entro in relazione con quello che succede e entrando in relazione, entro e mi fondo, quindi creo un rapporto. Teosofia, creare un rapporto con questo divino. Come trovarlo, questo divino dentro di noi? In che modo? In mezzo a tutto questo caos, a tutta questa confusione, a tutte queste voci che ci parlano in modo diverso e che ogni voce tende a voler avere il sopravvento su tutto il resto. In che modo non perdere di vista quella che è la luce, quella luce che rischiara il nostro cammino e ci permette di non perderci. Quindi, teosofia. Innanzitutto, sentire, conoscere. Conoscere il termine, entrare in relazione con questo termine, lasciare che agisca dentro di noi, vedere quelle che sono le parti in noi che si ribellano a questo. Quali sono i dubbi che emergono? E poi lasciarla parlare dentro di noi. È possibile che nella vita ordinaria ci possa essere una persona, è possibile che l'essere umano si possa muovere in questo termine teosofico? Dobbiamo provare a sentirlo. Conoscere, possedere, trasformare. Come la psicosintesi, come lo yoga, ci mette a disposizione delle modalità, delle tecniche che. C'è molto di questa interruzione, però voglio dire questo, io in questo momento sono dopo Castelnuovo Don Bosco, dove abito, ho il centro Torino in via Rossini, però contemporaneamente un centro studi in mezzo ai boschi, dove non c'è dopo Castelnuovo a Piadassi, dove non c'è la possibilità di avere la connessione con, se non attraverso di aerea, quindi c'è un operatore privato e nonostante io abbia detto che c'erano delle difficoltà, mi hanno detto che mi avrebbero seguita, però probabilmente insomma, succede questo, quindi mi dispiace molto. Adesso vedo di riprendere quello che è il punto. Allora, vediamo, perché voglio dirvi alcune cose importanti. Il conosci, possiedi e trasforma nella ricerca. Che la conoscenza di sé, la conoscenza di quello che c'è, la conoscenza di noi stessi, la conoscenza di quello che c'è intorno a noi, la conoscenza dell'universo e questo insieme non manifesto dal quale noi deriviamo. E nel momento in cui questo non manifesto si manifesta, quindi questo spirito incontra la materia, ecco che dà come risultato questa creatura nel mondo. Questa creatura nel mondo è una creatura che è figlia di questo divino. E dentro, anche in questo momento, mentre stiamo parlando, sentendo,
siamo nel sentire che in mezzo anche a questa interruzione della connessione, che fa parte dell'ordinario, noi però dentro non siamo solo questo. Ed è questo il termine sul quale vorrei stare con voi oggi, che è tatuamisi in sanscrito, vuol dire tu sei quello, cioè tu sei quella saggezza divina, quella sapienza divina. Entrando nell'ordinario e nella vita di tutti i giorni, certamente la materia si esprime nella sua forma grossolana, ma non come giudizio, ma per quello che è. E se però viene lasciata sola, continuerà a muoversi in questa forma molto pesante. Se invece noi continuiamo a stare collegati e a sentire che nel nostro profondo, che non è fuori che dobbiamo cercarlo, ma è dentro di noi, c'è questa luce, ecco che questa pesantezza, questo grossolano della materia esprime questo suo grossolano in una forma che non è di identificazione e ferma, stagnante, ma esprime la sua grandezza. Ed è come uno scultore, nel momento in cui ha questo marmo tra le mani, che col suo scalpello può trasformare questo marmo in qualcosa di meraviglioso. Quindi sentiamo che noi, il corpo, materia pura, nelle mani di questo scalpello presente in noi, che dà come risultato la bellezza del nostro insieme. Prima ho detto come fare per fare sì che, come fare a non perdere tutto questo e a continuare a stare in relazione. Ci sono due punti importanti che vengono tratti dallo yoga tibetano. Voi sapete che Madame Blavatsky, il suo fine era quello di unire l'Oriente con l'Occidente, ma si è soffermata tantissimo e quindi ha preso molto spunto da quella che è la spiritualità orientale, dalla scuola tibetana. Lo yoga, quindi questo stato di unione tra l'anima individuale e l'anima universale, come può essere mantenuta e non persa? Come può la materia non avere il sopravvento sullo spirito, intesa come schiacciamento, ma come può questo spirito continuare a muoversi in unione con questa materia, dando un risultato meraviglioso. Quindi, attraverso il karma yoga o yoga dell'azione, attraverso il fare, nella Bhagavad Gita, che è questo testo indiano, questo poema indiano antichissimo, nel versetto, nel capitolo 3, nello sloka 4, c'è scritto: non col tenersi lontano dall'operare può l'uomo arrivare a entrare, a conquistare quella che è la libertà dell'agire, e non con la rinuncia al mondo puramente e semplicemente può raggiungere la perfezione. Quindi cosa vuol dire? Che non è astenendoci dal fare o nel chiuderci dentro, simbolicamente in un deserto, noi possiamo raggiungere e non perdere questo spirito presente in noi, questa luce, ma è proprio attraverso l'agire, l'azione, il movimento, la responsabilità verso quelli che sono i nostri ruoli. Sentire che dentro di noi
c'è una volontà, e questo è un aspetto psicosintetico importantissimo. Quando Assagioli ha presentato il cammino dell'essere che passa attraverso una volontà personale, la capacità di volere, ma volere non in forma egocentrica, ma questo volere andare verso il progetto che la chiamata ha su di noi. Questa volontà personale che è in stretta relazione con la volontà transpersonale, quindi questa volontà superiore che si muove dentro di noi, rafforza il nostro volontà come vita, questo sentire che noi siamo una volontà, cioè siamo stati voluti da qualcuno che non sono solo nostro padre e nostra madre, che sono gli strumenti che sono stati messi a disposizione affinché noi potessimo entrare dentro la materia, ma c'è una volontà superiore che ha voluto che noi fossimo. Per cui, davanti a questo, quindi scusate, ma stavo guardando un messaggio che mi è stato scritto. Quindi, attraverso il Karma Yoga, quindi non tutte le persone sono portate al Raja Yoga, che è lo yoga della meditazione, è considerato yoga, lo yoga regale, sono possibilità che noi abbiamo, che ci sono messe a disposizione, per poter mantenere vivo il collegamento con questa sapienza divina. Possiamo mantenerlo vivo, come ho detto, attraverso l'agire. Nell'agire si agisce la materia senza lo spirito, ecco che noi entriamo dentro uno stato di attaccamento, di vincita, voler vincere sugli altri. Può essere uno stato di possesso, oppure possiamo semplicemente entrare dentro a una mansuetudine, per cui riusciamo a entrare in relazione con quella che è questa chiamata. Quindi, karma yoga, yoga dell'azione, attraverso l'azione noi possiamo mantenere viva questa sapienza divina che c'è in noi, attraverso il Raja Yoga o lo yoga della meditazione, che è questa meditazione in verticale, attraverso il permetterci di stare connessi con qualcosa, questo oltre noi, una meditazione in orizzontale che può essere creativa, riflessiva. Ed entra in quella che è la vita di tutti i giorni, e poi lo yoga della conoscenza, ecco, quindi questo Karma Yoga, lo yoga dell'azione, e Raja Yoga, lo yoga della meditazione oltre la mente, e lo yoga, lo Vijnana Yoga, lo yoga della conoscenza, essere in grado di conoscere, che non vuol dire solo studiare. Non vuol dire ripetere, tutti sono in grado di studiare, tutti sono in grado di ripetere, ma vedere cosa ne facciamo di questa conoscenza ogni giorno, come la adoperiamo nella vita, che cosa, come agisce dentro di noi. Poi lo yoga il Bhakti Yoga, inteso come quella parte che ci porta ad avere una devozione, un collegamento, sentendo questa grandezza infinita di questa saggezza che ci permette di onorarla, darle lo spazio dentro di noi. E poi attraverso lo Hatha Yoga, che è lo yoga che riguarda quello che è il corpo,
il corpo fisico che passa attraverso questi livelli, il livello fisico, il livello energetico, il livello mentale, il livello emozionale. Questi livelli messi insieme che hanno un'importanza molto grande dentro la nostra vita, se sono presi in considerazione, dobbiamo ricordare che il nostro corpo, tempio dello spirito, ha bisogno di essere curato, ha bisogno di essere amato, ha bisogno di essere protetto. Occorre però che non subentri la identificazione in cui di nuovo ci riportiamo solo su quella parte, ma continuare a stare. Immaginiamo un grande cerchio e ci poniamo al centro di questo cerchio e guardiamo intorno tutte le parti che ci costituiscono come esseri umani ed esseri divini. E vediamo come alla sera, quando giunge la sera, a quali parti di noi, a quali livelli abbiamo dato più cibo, più alimento e quali sono quelli che ne hanno avuto di meno, di quali sono le parti che l'ordinario, lasciando, non stando nell'attenzione, nella consapevolezza, ha preso il sopravvento, per cui alla sera poi entriamo dentro uno sbilanciamento. Un io che è in relazione perfetta, un io un sé personale, che è in relazione perfetta con Dio o sé transpersonale. Quindi questi aspetti, Hatha Yoga, quindi corpo, emozioni, mente, desideri, espressioni e ruoli nella vita, insieme al Vijnana Yoga, lo yoga della conoscenza e conoscere nel renderci conto, soltanto attraverso lo studio, ma uno studio che permette alle nostre parti di aprirsi, non solo di imparare, di mettere dentro, ma attraverso la conoscenza, nel conoscere esterno, noi apriamo questi spazi interni dentro di noi che si rivelano a noi. Attraverso il Bhakti Yoga, lo yoga della devozione, dell'amore, ed ecco qua di nuovo il senso della società teosofica, un mondo che non è diviso, un mondo che si vive dentro una fratellanza. Una comunicazione, agire insieme, un'azione comune, una comunione, mettere insieme, unire le parti per onorare questa nostra origine. E allora qui sì che l'essere si ridesta e non accetta di muoversi dentro l'ignoranza, l'illusione. Avidia, ma riscopre dentro di sé questa potenza infinita. Vorrei ancora dire questo allora, perché vorrei fare con voi una meditazione finale. C'è un testo che poi man mano che andiamo avanti vedremo anche i testi su Iside Svelata, la dottrina teosofica, le istanze di Zian, la luce, anche questa luce sul sentiero, nel vedere che cosa ci trasmette in questa ricerca Madame Blavatsky, ma il fine è sempre su un punto preciso. Tu, essere umano, piccolo grande uomo, che ti muovi nel mondo, ti ricordi di dove vieni? Ti ricordi dove stai andando? O pensi di essere l'onnipotente tu che si muove slegato da tutto e non ti ricordi che ogni fiore, ogni foglia ha la tua stessa anima nel suo interno, è collegato a te nella stessa forma e non è la conoscenza mnemonica o quelli che sono le medaglie che ci mettiamo addosso attraverso i vari titoli che ci differenziano dall'altro. Ogni essere dentro
alla sua conoscenza e alla sua formazione. Tutto il resto è qualcosa che viene messo dal di fuori, che a volte veramente soffoca e non permette a questa saggezza interna che abbiamo di esprimersi. In questo senso di fratellanza, fratellanza, sentire che non c'è diversità e che la diversità può essere data da delle situazioni che nella vita alcuni possono fare determinate cose, altri vorrebbero e non hanno potuto, ma anche in quello c'è un senso preciso che è questa chiamata che dà ad ognuno di noi quello che è il suo posto preciso in quel momento e attraverso il quale occorre passare. Quello che volevo aggiungere era che nel Yoga Sutra di Patanjali, che è questo duplice sentiero che ci mette a disposizione dei momenti precisi e sono come dei richiami o delle piccole luci che noi troviamo per la nostra strada e che ci indicano il percorso. Lo duplice sentiero è formato da yama e niyama, che sono le astinenze e le osservanze. Yama, composto da cinque punti: ahimsa, la non violenza; satya, la verità; asteja, il non rubare; brahmacharya, la continenza; aparigraha, il non ricevere, il non accumulare; niyama, saucha, che è la purezza nel corpo e nel pensiero; santosha, l'accontentarsi, la capacità di adattarsi, che non vuol dire fermarsi, ma restare, osservare e accogliere. Tapas, il fervore, l'austerità. Svadhyaya, lo studio e la conoscenza di sé. Ishvara Pranidhana, che è la consacrazione a questa divina saggezza. Ora vorrei terminare con voi con una meditazione. Mi piacerebbe ogni volta fare con voi questo momento, avere con voi questo momento preciso. Dunque, innanzitutto, la prossima volta ci incontreremo venerdì 8 maggio alle ore 15. Adesso proviamo a lasciare andare tutto quello che abbiamo detto e sentiamo che tutto quello che è stato detto, ognuno di noi là dentro. Entriamo in questo presente ora. Sentiamo il corpo, il nostro corpo fisico, dai piedi alla testa, nei suoi diversi momenti di salute o di disagio, a seconda dell'età che abbiamo, dei passaggi nella vita. E sentiamo che non siamo solo questo. Osserviamo la nostra mente, il tipo di mente che abbiamo, i pensieri che passano attraverso la nostra mente. Osserviamoli e sentiamo che non siamo solo questo.
Osserviamo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. E sentiamo che non siamo solo queste. Osserviamo i nostri desideri. E sentiamo che non siamo solo questa. Non sono solo il corpo. Non sono solo questa mente. Non sono solo queste emozioni. Non sono solo questi sentimenti. Non sono solo questi desideri. Che cosa sono? Prima di tutto sono un puro centro di coscienza e di consapevolezza. E attraverso il respiro, nella inspirazione ed espirazione, sento che mi collego a questo. Io sono un puro centro di coscienza e di consapevolezza. Io anche se faccio finta di non vedere, di non sentire, perché a volte è più comodo così, io sono un puro centro di coscienza e di consapevolezza. Vi ringrazio e vi saluto.